La prima volta che sono andato su una barca avevo 9 anni e io avevo paura, ricordo che tremavo con le mani anche la prima volta che ho fatto la prima gara. Ricordo che in partenza l'arbitro stava per chiamare via e io tremavo tutto così e poi ho vinto alla grande. Sono un atleta del canottaggio, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016. Le Olimpiadi è una cosa pazzesca. Essere lì con il mondo che è lo sport è una cosa pazzesca. La gara di Rio sì, l'ho ripensata tantissime volte, la notte prima della finale. Penso di averla studiata bene poi, perché prendere una medaglia di bronzo che mancava da quasi 70 anni in Italia, credo di aver studiato bene. Sì. Personalmente con la mia barca ho un grande rapporto, siamo 300 giorni l'anno insieme, quindi posso anche chiamarli tranquillamente fratelli. Io faccio parte delle Fiamme Oro e quindi anche a loro va un grandissimo ringraziamento per aver investito su di me, aver creduto su di me. Ho deciso di partecipare al programma di Fiamme Europa perché, come da buon napoletano, amo il calcio. Poi ho preso un'altra strada, ma il calcio è sempre nel mio cuore, quindi mi sento un po' parte di questo programma. Per quanto riguarda il tifo, quando poi lo senti ti dà una grossa carica. Quando vado allo stadio con i miei amici sicuramente faccio il tifo per la mia squadra, cioè il Napoli, per dare carica ai nostri giocatori. Faccio un grosso in bocca al lupo ai ragazzi dell'Under 21 con la speranza di vederci tutti quanti insieme a Tokyo. Forza ragazzi!